Buonasera, ben ritrovati, 21 e 6 minuti, questa è Fano TV sul canale 17, primo cittadino in diretta con il sindaco di Fano, Massimo Seri, che saluto, buonasera. Buonasera, buonasera sindaco. Allora, subito, visto che abbiamo soltanto 25 minuti di tempo a nostra disposizione, io direi innanzitutto di, avendola qui e avendo parlato di ospedale unico fino a poco fa, non posso non farle la domanda di insomma, quali sono, se ha cambiato idea nel frattempo sulla posizione di Chiaruccia e come giudica le ultime notizie che riguardano la presa di posizione di Ricci e Tagliolini, ma anche del presidente della regione Ceriscioli, che insomma ha dimostrato una certa apertura per Muraglia, quindi rivedendo un po' la sua posizione rigida di Fosso Signore. Fosso Signore che non piace di fatto a nessuno. Poi c'è un altro aspetto, l'assemblea dei sindaci, sindaco. Gambini ha detto che è disposto, lo ha detto il nostro telegiornale ieri, è disposto a riconvocare un'assemblea dei sindaci 2 con la speranza di poter trovare una soluzione, quindi di poter intervenire politicamente sulla scelta del sito dove costruire questo nuovo ospedale. Lei immagino non si sposterà di un millimetro e quindi continuerà a dire alla prossima riunione, se dovesse esserci, Chiaruccia, immagino. Dirà Chiaruccia. Cioè, Chiaruccia è la scelta migliore, ne sono convinto, ma soprattutto la convinzione rafforzata dagli incontri che io ho, perché molti sindaci nei corridoi mi dicono: beh, effettivamente hai ragione, è il sito migliore, anche perché io non ho mai sentito una voce, una critica su quel sito. Ho capito, però la domanda nasce spontanea. Sì. Molti sindaci, lei dice, in corridoio. Sì. Però perché non si sono mai esposti pubblicamente, non le sono venuti vicino pubblicamente a dire noi sosteniamo il sindaco di Fano? Perché i sindaci che si sono riuniti a Piaggio, per esempio questi 9-10 sindaci, al netto di quelli che stanno a Monte Copiolo, eccetera, eccetera, non hanno appoggiato il sindaco di Fano, ma hanno preferito puntare sul mantenimento dei loro ospedali e sul potenziamento del Santa Croce e del San Salvatore? Beh, ancora qui sono più elementi. Intanto vorrei dire che poi alla fine mi hanno aiutato, perché se la seduta è andata deserta, è venuto meno il numero legale, è che questi sindaci, la maggioranza dei sindaci, hanno capito il tentativo che veniva fatto in quella assemblea di forzare la mano sulla scelta di Muraglia, cosa non concordata preventivamente. Si è smascherato questo tentativo. Io mi sono opposto con decisione, portando argomentazioni, non per ragioni campanilistiche e ideologiche. Questo è stato compreso, chi per motivazioni anche diverse ha portato a quel risultato. Io sono contento per quello che si è verificato, anche per le dichiarazioni che sono seguite all'Assemblea dei Sindaci, perché hanno smascherato i veri intenzioni che c'erano dietro le parole che venivano pronunciate. Tutti gli incontri che ho avuto, in realtà, dietro c'era la volontà di portarmi sulla decisione di Muraglia. Io mi sono sempre opposto da solo in questi tavoli a 3 o a 4, e lo stesso Gambini, presidente dell'Assemblea, si è dichiarato apertamente, cosa che non aveva fatto in precedenza, per cui io ho dovuto sempre contrastare le argomentazioni degli altri motivando le ragioni di Chiaruccia, che ripeto sono le migliori, anche perché io a tutt'oggi non ho ancora sentito una dichiarazione che portasse una critica su quel sito. Ok, come giudica invece questa scelta Matteo Ricci ha sempre puntato su Muraglia, chiaramente. Ma io lo capisco, non poteva fare diversamente, certamente. Tagliolini gli sta dando una mano sotto traccia, ma neanche sotto traccia, o comunque anche ormai pubblicamente, insomma, sta facendo una bella campagna per ampliare Muraglia e per fare tutto lì, puntando sul fatto, forti del fatto che Muraglia rispetto a Fosso Signore è un terreno pubblico, quindi si risparmierebbe. Allora, anche su questo tanti però soldini. Vanno chiariti alcuni aspetti, perché bisogna sempre dire la verità e dire tutto. La dica. Allora, intanto,
la differenza tra terreno privato e pubblico, giustificazione di risparmio di costi. Beh, in questo caso non è vero, perché se parliamo dei costi dell'esproprio dobbiamo considerare che i costi per realizzare la struttura più costosa è quella di muraglia, perché ci sono tutta una serie di criticità forti e qui va evidenziato un aspetto. Non lo ha detto ancora nessuno, lo si dice per la prima volta questa sera, non so se domani esce su qualche giornale. È stato nel Consiglio Comunale di Pesaro, è stato richiamato un documento del 2014. In realtà non è un nuovo documento, semplicemente è il documento della Commissione Tecnica della Provincia che aveva fatto una graduatoria su parametri discutibili, e sono oggettivi e si percepiscono guardando le schede. Nel momento in cui il Ministero dell'Ambiente ha posto il diniego sul casello di Fano Nord, perlomeno il progetto presentato allora, venuto meno quello, hanno tolto quel punteggio che il casello dava a Fosso 6 ore e hanno trasferito la nuova scheda, ma in realtà è sempre il lavoro fatto nel 2013, se non sbaglio. Successivamente, cosa che nessuno richiama, c'è un documento della Regione Marche, fatto nel 2015, che a seguito del dibattito che si era manifestato tra Fano e Pesaro, in modo particolare anche le critiche che aveva manifestato il sindaco di Pesaro, la regione fa un'altra indagine tecnica sui siti e mette nero su bianco su un documento ufficiale, una delibera, adesso mi sfugge il numero, del 2015, dove evidenzia una serie di criticità dell'ospedale per del sito di Muraglia, scrivendo che sarebbe necessarie risorse aggiuntive per realizzarlo proprio per queste criticità. Le ricordo, Collina Franosa. L'area pianeggiante con pericolo di esondazione medio e alta, alta pericolosità. Poi vorrei aggiungere un altro elemento. Al mondo, dove si fanno strutture importanti come queste, con ospedali da 600 posti, con tutti i servizi che ci sono intorno, viva Dio, non si fanno nei centri abitati. Portare una struttura come quella in una struttura come Muraglia significa intasare, significa bloccare, significa non dare respiro alla nuova struttura. Secondo, non c'è lo spazio fisico sufficiente. Occorrono per questo primo intervento 20.000 ettari di terreno, lì ce ne sono 18.000. Quindi significa che bisogna farlo per gradoni, sbagliatissimo. Secondo, significa che se domani c'è un'esigenza di ampliamento non c'è lo spazio. Quindi ci sono forti criticità e sono oggettive. Questo Qui documento c'è. del 2015 che lei ha tirato Sì, in ballo e del quale sì. Come evidentemente molti si sono dimenticati, tutte le bisognerà cose, ci ricordarglielo anche forse al Presidente della Bella, Regione, che insomma. invece ultimamente si è detto disponibile a discutere di questo nuovo, Beh, no, il di questa Presidente della scelta. Regione va chiarito, dal mio punto di vista non si è comportato male, nel senso ha preso atto che non c'era la capacità di trovare una sintesi. Lui è ritornato su quella che era la decisione del 2012, dove sono tanti atti deliberazioni della Regione, mai ritirate, che era la sintesi delle due città con allora sindaco Aguzzi e sindaco Ceriscioli. È chiaro che nel momento in cui c'è una manifestazione di tanti sindaci che pongono una questione, un presidente non può non Non tenerne tener conto, conto non di queste ascoltarlo. cose. Allora, chiudiamo qui. Abbiamo 15 minuti adesso di fuoco. Cercheremo di rispondere a. Però detto questo, lo voglio Sì. dire, se si torna in assemblea di area vasta, è chiaro che a quelle argomentazioni che stanno utilizzando oggi, io ne aggiungerò delle altre, sono altrettanto convinto che a queste si uniranno tanti sindaci, perché io mi rivolgo ai cittadini e non solo a quelli di Fano, a quelli delle vallate, io voglio vedere come un sindaco, magari per ragioni partitiche o per ragioni di parte, vota, fa una scelta controproducente, non la più giusta per i propri cittadini, come lo va a spiegare poi ai propri concittadini. Allora, subito le telefonate che hanno come sempre la precedenza nel nostro programma. Salutiamo e diamo il benvenuto al signor Berluti. Buonasera Berluti. Salve, buonasera. Io Buonasera. volevo fare un paio di domande al signor sindaco. Sì. La prima era che noi facciamo parte del Comitato Sassonia Sud Sì. e morale della favola, volevamo chiedere che lei l'ultima volta che è stato su Fano TV ci aveva detto che i primi di ottobre Sì. il
i lavori delle scogliere ricominciavano. Sì. Invece il primo di ottobre non si è visto nessuno. Siamo sì. arrivati alla fine di ottobre, ancora sì. non c'è il puntone al porto, non c'è nessuno. I lavori sì. tanto erano, tanto sono rimasti. Questa è la prima domanda. Sì. Quindi sì, sì, le risponderò. C'è una cosa che non è successa. Sì. La seconda domanda, e parlo per la stragrande maggioranza, penso, dei fanesi, non so su che basi, parlate adesso ultimamente sempre di ospedale, spendere milioni di euro per fare l'ospedale nuovo e non potenziare già quelli che ci sono, perché già l'ospedale c'è, ci hanno rifatti nuovi, ci avete fatto i lavori e tutto il resto, e non capisco perché non potenziare quelli che ci sono, su che basi. E parlo penso per la maggioranza dei cinesi. Solo questo volevo sapere, grazie. Bene, grazie. Allora, velocemente perché... Allora, subito rispondo per le scogliere. Confermo quello che avevo detto, che i lavori dovevano ripartire entro il 15 ottobre, ma lì c'è stato un blocco che ha posto la prefettura di Venezia, ma il problema è stato risolto. La capitaneria di porto con cui ho parlato questa mattina entro venerdì farà l'ordinanza e da lunedì partiranno le operazioni. Ovviamente non si vedranno gli scogli perché partiranno le navi per... portare gli scogli, però da lunedì ripartono le operazioni. Ok, sull'ospedale invece abbiamo detto che insomma adesso abbiamo già espresso, ha espresso già il sindaco rimane su Chiaruccia e non sì. sul potenziamento degli ospedali attuali. Dunque, per quanto riguarda... Sì, ecco, su questo sì, velocemente però... Velocemente, perché prima l'aveva citato anche lei, su quei sindaci che si erano opposti al piano sanitario. Perché non danno una mano? Io penso che anche questi sindaci, nel momento in cui prendono atto che da parte della regione, della maggioranza, dell'assemblea vasta, non ci sia questa disponibilità a rimettere in discussione il piano sanitario, debbano dare una mano sulla scelta di Chiaruccia, perché altrimenti si renderebbero complici di scelte che loro stessi non condividono. Difficili poi da spiegare ai propri sì. concittadini. Allora andiamo invece a un altro problema, che è quello degli extracomunitari nei parcheggi cittadini. Sì. C'è questo signore che ci scrive, Marzio Renna di Fano, che dice qualche giorni fa ho rifiutato di dare l'elemosina e mi sono ritrovato l'auto sfregiata. C'è questa invasione, la chiama lui, la definisce, di extracomunitari in centro storico, specialmente nei parcheggi della zona mercato in piazza Andrea Costa. Non è possibile fare, non so, qualche cosa, un'ordinanza, qualcosa sì. del genere? Guardi, su questo è un problema che c'è in tutte le città, di difficile soluzione. Per esempio la vicina Pesaro ha emesso un'ordinanza, ma sono di facciata, perché io che ho frequentato... Eccola, scusate, sì. scusate, terremoto, il terremoto. Sì. Scusate. Sì, sì. Ecco la scossa sì. del terremoto. Sì. Questa è forte. Questa è molto è forte, 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 molto sì. forte, fortissima. Ed è anche molto lunga, lunga, molto lunga, molto lunga. È una scossa di terremoto fortissima, sono le 21 e 19 minuti. E ancora non è finita. E ancora non è finita. Ancora c'è ancora leggera. Continua. Ancora continua. Sì. Ancora continua. Leggero, sì. Leggermente, ma ancora continua. E se la sentiamo di questa entità qua, significa... Significa che è una scossa importante. Molto, molto forte, sindaco. Sì, speriamo bene perché... Quando... Davvero speriamo che... Scusate, ma non è facile. Speriamo davvero che la situazione si normalizzi e che non sia successo nulla di grave, ma... Chiaramente se tanto mi dà tanto, quella che abbiamo sentito era una forse la più forte scossa, anche più forte di quella del 24 di agosto. Se l'epicentro è rimasto lo stesso, devo dire che probabilmente questa è molto più forte di quella delle altre. Ok, allora, che facciamo? Direi che andiamo avanti con il programma. Chiaramente noi adesso andiamo avanti con la diretta, sindaco. Io sì. direi di fare così. Immagino che le persone a casa adesso avranno tutt'altro a cui pensare, tranne che a noi e ai problemi
più o meno che riguardano e che quelli che avevamo in programma, comprese le buche e quant'altro. Però credo, ecco, intanto vi aggiorno subito, avvertita una nuova forte scossa di terremoto alle 21:18, la terra è tornata a tremare e lo abbiamo chiaramente sentito tutti quanti. Allora chiedo, lo faccio in diretta perché non ho la possibilità di farlo al telefono. Chiedo a tutti i collaboratori di Fano TV, i quali sono stati preallertati, di tornare in sede, di tornare qui in ufficio, in via Caruccia, quindi Balestra, Pucci, insomma tutti quelli che prima a cui avevo dato la reperibilità, di ritornare subito, subito. Adesso ecco l'ansa che batte di nuovo la notizia, una fortissima scossa di terremoto è stata avvertita in tutta la regione Marche. Parla di fortissima scossa di terremoto. Allora, sindaco, intanto non so se lei ha degli impegni, chiaramente è inutile che sta qui in No, ma mi studio, chiamano, valuti lei, tenga con lei il telefono, se mi ci sono emergenze raccomando. mi Ecco, chiamano. il telefono ce l'ha Sì, con sì, lei? sì. Sì, perfetto. Ecco, mi raccomando, questo è importante perché altrimenti qualcuno potrebbe dire come c'è un'emergenza in corso. E il sindaco sta lì a parlare di buche. Quindi le chiedo, ecco, Sì, no, non preoccupa. interrompa e si interrompa quando vuole. A questo punto, allora facciamo così: andiamo avanti cerchiamo di andare avanti in qualche modo con il programma. Allora, sarei contenta se tenesse conto delle barriere architettoniche per i disabili che hanno problemi a raggiungere i luoghi pubblici. Questo è un problema di cui chiaramente ormai sappiamo tutti ancora per quanto si è fatto, non è mai abbastanza. Ecco, sull'interquartieri, possiamo già, so che c'è stato uno slittamento Sì, no. dell'inaugurazione, per quanto riguarda l'inaugurazione, è possibile avere questa sera una data certa? Adesso io il giorno preciso ho sempre paura di darlo perché poi c'è sempre qualche problemino, ma i lavori sono finiti, mi hanno mandato proprio prima di venire qua delle foto su WhatsApp della strada, ci sono alcuni piccoli accorgimenti, quindi veramente è questione di pochi giorni per l'apertura. È chiaro, poi ci sono alcuni problemi strutturali che già stiamo affrontando, come ad esempio la rotatoria, per il percorso pedonale che, finisce sul muro della recinzione dove c'è l'Agenzia delle Entrate. Lì stiamo ragionando quale intervento fare, però per il resto ormai i lavori sono ultimati, quindi l'apertura al traffico sarà prossima. Allora, sottopasso al vallato pedonale che non è accessibile per rovi e rami pendenti da oltre un anno e non si fa niente nonostante le sollecitazioni, questo per il nostro telespettatore è alquanto Va bene, vergognoso, adesso c'è allora. un sottopasso dunque da sistemare. Mi pare che lei voleva anche rispondere a Sì. dei telespettatori, questo per darvi l'idea che qui non perdiamo nulla, quindi anche Sì, se alcune risposte che non erano state in non erano state date la volta grado la scorsa, le volta diamo questa sera scorsa. velocemente. Allora, la più importante era la segnalazione di un cittadino che faceva riferimento a Via Falciraga, dove c'erano presenti 5.000 metri quadri di amianto in area privata. Allora, lì do delle buone risposte, nel senso di non preoccuparsi. La prima segnalazione fu fatta nel 2013, il comune si è messo subito all'opera. Nel 2014 il proprietario ha aperto una procedura nei confronti della proprietà, il proprietario ha fatto tutte le analisi attraverso gli organismi preposti. E si è verificato che non c'era un'emergenza di intervento immediato, quindi si era procrastinato fino al 31 dicembre 2016 gli interventi. Poi nel frattempo c'era stato un crollo, quindi c'è stata una bonifica di 150 metri quadrati di tetto, bonificata con ditte specializzate. Successivamente si è rifatto un'ulteriore verifica nel 2015, non c'erano fibre sparse, quindi non c'era pericolosità. L'amianto presente era ben conservato, quindi non c'erano pericoli per l'esterno. Adesso ci saranno ulteriori verifiche, se sarà necessario, si accelererà questa operazione di bonifica, ma che comunque dovrà essere fatta. Ecco, non so se dalla regia abbiamo un'altra telefonata, mi pare Sergio ci sia al telefono. Buonasera Sergio. Buonasera a lei.
Allora, intanto immagino anche lei abbia sentito la scossa di terremoto fortissima di qualche minuto fa. Sì, esatto, infatti appunto mi scuso per cambiare argomento e volevo innanzitutto fare i complimenti sia al sindaco che anche al consiglio comunale per il lavoro che stanno facendo anche per l'ospedale, però io vorrei parlare degli interquartieri. Innanzitutto volevo sapere, si parla degli sprechi per la nuova strada di Sant'Orso. Quanto è difficile espropriare quei 50 metri di strada per andare diritti alla Gimarra? Quanti soldi pubblici sono stati spesi in più? In più si parla del traffico di via Squarcia, mentre di via della Fornace, che ha senso e ha doppio senso, non se ne parla. È possibile fare anche della via della Fornace a senso unico? Vi Bene, grazie, ringrazio grazie, 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 anche perché si sente Sì, malissimo. comunque per quello Andiamo. che ho capito, nel momento in cui riapriremo la interquartieri, in questo momento stiamo prendendo i pesi di traffico che ci sono pre-apertura, poi li misureremo anche post-apertura, dopodiché rimetteremo mano anche ad una riorganizzazione della viabilità, mettendo dei sensi unici, mettendo delle piste ciclabili per mettere in sicurezza sia ciclisti e pedoni. Quindi al signore dico la risposta è affermativa, che rimetteremo mano alla riorganizzazione, a cominciare da via Fanella, oltretutto sarà anche asfaltata. Se in questi giorni non lo è ancora, perché come noteranno quelli che la frequentano, ci sono dei lavori che ASE sta facendo, quindi non ha senso asfaltare quando devono rompere la strada. Appena ultimeranno i lavori, asfalteremo anche via Fanella. In questi giorni siamo a Rosciano e abbiamo appena asfaltato anche la strada di fronte al cimitero di Rosciano, Rosciano. quindi stiamo andando Allora, c'è un aggiornamento sul terremoto. Il terremoto è una stima che dà l'INGV, cioè l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma è una stima, quindi va aggiornata. Si tratta di un magnitudo 5.9, avanti. quindi comincia a essere notevole. Ed è stata registrata tra Perugia e Macerata, quindi più o meno siamo nella stessa zona dove c'è stata l'altra scossa di 5.4 delle 19:10. Però, ripeto, è una prima stima che va aggiornata. È Quindi adesso 5,9 più forte di quella dell'agosto, perché 5.9 sì. è pari, ma insomma comincia a essere una magnitudo importante. Allora, andiamo avanti. Io a questo punto direi abbiamo soltanto un minuto. C'è questo telespettatore che chiede quando si potrà mettere in sicurezza la statale adriatica Ponte Sasso, come state facendo in via Pisacane, il completamento, no, sì, il completamento di Rio Crinaccio, insomma, tutta quella zona di Sì, Ponte fra l'altro Sasso. dico al signore, e così do anche una informazione, venerdì prossimo, fra 2 giorni, saremo ad un'assemblea pubblica alle ore 21 presso il circolo sociale di Ponte Sasso, dove parleremo di tutte, informeremo di tutti i lavori che sono in corso, che partiranno, e daremo anche queste spiegazioni. Bene, allora io direi di fermarci qui per quanto riguarda la diretta. Abbiamo qualche telefonata, l'ultima telefonata? Ce l'abbiamo? Ok, allora andiamo al telefono e sentiamo chi c'è. Dovrebbe esserci la signora Lo Russo da Fano. Buonasera, Lo Russo. Buonasera. Signora, Buonasera. tutto bene a casa? Sì, tutto bene, un po' di spavento però. Tutto bene. Ah, io Bene. volevo fare una segnalazione al Sì. sindaco. Buonasera Buonasera. Sindaco, allora siccome che io vado spesso al cimitero d'Olivo Sì. e c'ho anche mio marito invalido, Sì. il citofono del cimitero d'Olivo non funziona. Allora io ho defunto nel padiglione B proprio sul campo, per scendere giù e salire su è un po' faticoso per l'invalido. Sì. Sì. È da mezzo di luglio, all'inizio di luglio che non c'è il citofono. Adesso onestamente questa cosa mi sfuggiva, me la segnalo, non vorrei che fosse un problema legato ai lavori che si fanno per l'impianto di cremazione, che fra l'altro è in via di ultimazione entro fine No, anno. perché prima lì mancava,
a mezzo di giugno non c'era anche la luce, poi dopo avete da casa se c'è la luce, va la corrente nella lampada del defunto, deve funzionare anche il citofono. Adesso lo verifico subito domani, faccio fare una verifica domani. Grazie, bene, grazie a lei per la segnalazione. È stato un terremoto fortissimo, apocalittico, la gente urla per strada e ora siamo senza luce, vi prego lasciateci lavorare, così il sindaco di Ussita Marco Rinaldi dopo la nuova forte scossa di poco fa che abbiamo e in questi momenti per i sindaci sono vissuto. Momenti difficili. Certo, sono sì. Momenti difficili anche perché poi si devono mettere in moto comunque sia dei meccanismi sì. Che quindi bisogna avere in qualche modo sangue veramente freddo, cioè bene la situazione, il controllo di sé prima di tutto, tenendo conto che un sindaco non è un extraterrestre, quindi vive come tutti gli altri la paura dei familiari, per un familiare, quindi deve informarsi per i familiari, sui familiari, cercare di tenere sotto controllo la situazione e quindi tutto quello che succede in quei momenti per quanto riguarda l'ordine pubblico e quant'altro. Quindi insomma, so che lei tra l'altro è andata a visitare, abbiamo visto, l'abbiamo anche... Sì, ho raccolto anche la testimonianza diretta dei sindaci, di colpiti e sono provati, perché onestamente sono momenti che rimangono indelebili nella vita di una persona, perché c'è l'elemento personale, ma poi lì bisogna essere pronti, reattivi. Poi paesi dove si conoscono tutti. Quindi praticamente, soprattutto dove ci sono i morti, diventa un qualcosa che ti colpisce dentro, è un dolore comune che però dobbiamo dire, adesso noi ci lamentiamo sempre che la macchina dei soccorsi, del pronto intervento ha funzionato anche l'ultima volta, della protezione civile, c'è una efficienza che magari nel passato non si registrava. Su questo sono fatti passi avanti, anche perché purtroppo queste emergenze si fanno sempre più frequenti. Comunque esiste un piano, tra l'altro c'è stata una polemica anche con i grillini. Noi siamo ben attrezzati. C'è un piano che di fatto dovrebbero avere tutti i comuni, che tutti i comuni dovrebbero adottare, che è un piano, adesso non ricordo esattamente... di evacuazione. Ecco, quindi in questi casi è un piano che serve per coordinare tutta la macchina dei soccorsi. Noi su questo abbiamo... Questo è aggiornato, quello di sì, Fano sì, è aggiornato. Sì, adesso poi lo si riaggiorna. E noi abbiamo la fortuna di avere una struttura di protezione civile molto efficace, fra l'altro fatta di volontari, questo non lo dobbiamo dimenticare, presieduta da Saverio Olivi, ma hanno una professionalità straordinaria. Ce la invidiano in tanti. Sì, e non a caso sono sempre presenti a tutte le emergenze o alle grandi manifestazioni, una delegazione, una parte. Poi non dimentichiamoci che c'è il COC, che è il Centro Operativo Comunale, che tra l'altro è proprio adiacente alla nostra sede televisiva, quindi... Anche questo è funzionale. È funzionale perché... Devo riconoscere a Fano TV, nei momenti difficili, che è uno strumento straordinario di comunicazione. Me lo ricordo con la neve del 2012, dove si comunicava con i ragazzi per le scuole, dove si invitava a non fare delle cose o a fare delle cose. E probabilmente la scelta di mettere il centro operativo comunale di fianco alla nostra emittente non è casuale, probabilmente serve anche a questo. E lasciatemi dire con un pizzico d'orgoglio, è il miglior centro che c'è nella Regione Marche. Bene. Allora, Sindaco, io a questo punto è stata una puntata un po' movimentata in tutti i sensi, cerchiamo anche di sdrammatizzare con un sorriso, sperando che altrove invece non sia accaduto nulla, anche se per esempio allo stadio di Pescara, dove c'era la partita, si sono fermati tutti quanti, insomma, speriamo che non ci siano danni, ma soprattutto che non ci siano né morti né feriti. Noi ci fermiamo qui, sono le 21.34, in diretta su Fano TV. Probabilmente cercheremo di mandare in replica anche questa puntata, tenendo conto che quando avvengono certe cose in diretta poi scadono. Questa è una puntata freschissima, non a lunga scadenza, quindi da recuperare, secondo me, Sindaco. Dicevo, mi fermo qui per qualunque cosa, però saremo subito pronti, come sempre, a riattivare la finestra informativa in diretta, semmai ce ne fosse bisogno. Quindi uno sguardo sul canale 17, se avete bisogno, buttatecelo, perché noi siamo qui pronti per aggiornarvi, come sempre, in tempo reale. Grazie Sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera anche a tutti i nostri telespettatori.